fate in modo che sia una vera festa. Il matrimonio è una festa cristiana, non una festa mondana. Il motivo più profondo della gioia di quel giorno ce lo indica il Vangelo di Giovanni. Ricordate il miracolo delle nozze di Cana? A un certo punto il vino viene a mancare e la festa sembra rovinata. Immaginatevi finire la festa bevendo tè. Senza vino non c'è festa. Sul suggerimento di Maria, in quel momento Gesù si rivela per la prima volta e dà un segno, trasforma l'acqua in vino e così facendo salva la festa di nozze. Quanto accaduto a Cana 2000 fa capita in realtà in ogni festa nuziale. Ciò che renderà pieno e profondamente vero il vostro matrimonio sarà la presenza del Signore che si rivela e dona la sua grazia, e la sua presenza che offre il vino buono. E lui il segreto della gioia piena, quella che scalda il cuore veramente. E la presenza di Gesù in quella festa, ma che sia una bella festa, ma con Gesù, no con lo spirito del mondo, no? E quello si sente quando il Signore è lì. Tempo stesso però è bene che il vostro matrimonio sia sobrio e faccia risaltare ciò che è veramente importante. Alcuni sono più preoccupati dei segni esterni, del banchetto, delle fotografie, dei vestiti, dei fiori. Sono cose importanti in una festa, ma solo se sono capaci di indicare il vero motivo della vostra gioia, quella benedizione del Signore sul vostro amore. Fate in modo che, come il vino di Cana, i segni esteriori della vostra festa rivelino la presenza del Signore. Ricordino a voi e a tutti l'origine e il motivo della gioia di quel giorno. C'è qualcosa che tu hai detto e voglio prendere al volo perché non voglio lasciarla passare. Il matrimonio è anche un lavoro di tutti i giorni. O potrei dire un lavoro artigianale, un lavoro di orfebreria. Perché il marito ha il compito di fare più donna alla moglie e la moglie ha il compito di fare più uomo al marito. Crescere anche in umanità, come uomo e come donna. Ma questo si fa fra voi. Questo si chiama crescere insieme. Ma questo non viene dall'aria. Signore benedice, ma viene dalle vostre mani, dalle vostre atteggiamenti, del modo di vivere, del modo di amarci, farci crescere. Sempre procurare che l'altro cresca, lavorare per questo. E così, non so, penso a te, un giorno andrai la strada nel tuo paese e la gente dirà: ma guarda quella, che bella donna, che forte, col marito che ha, si capisce. E anche a te, guarda quello, com'è, con la moglie che ha, si capisce. E questo, arrivare a questo, farci crescere insieme l'uno all'altro, e i figli avranno questa eredità di avere avuto un papà e una mamma
che sono cresciuti insieme facendosi l'uno all'altro più uomo e più donna.